L'ultima Thule. Forse pochi sanno cos'è e cosa significa filosoficamente, oltre che storicamente e iconograficamente, geograficamente, una parola tipo Thule e poi ultima Thule. Da non confondere con Cule. Ma in questo caso il paragone è abbastanza similare, vedi? Abbiamo anche qui la chiesetta, vedi? La chiesetta in Canada, vedi? Che ogni tanto batte i suoi rintocchi per far vedere che c'è, ma in realtà non c'è. Vedi, in questo posto manca anche l'abate. Qui c'era un'abbazia, si vede chiaramente. Posto eccezionale, no, questa bellissimo. È la corte del conte. Sì, sì, la questa è la corte del conte, ma allora, lì sicuramente sai, l'abbazia era una cosa semplice. Sì, sì, no. Parlavo di Ultima Thule. Ultima Thule è un nome che identifica un luogo geografico e non geografico della mente, dell'anima, della capacità fantastica di creare dei miti, perché la realtà è un insieme di concatenazioni di racconti mitologici. Allora, teniamo presente che il grande esploratore chiamato l'indianista del Duce, Giuseppe Tucci, fu un grandissimo esploratore, non furono solo gli inglesi. Gli inglesi, ma soprattutto i tedeschi, della Nenerbe, andare a cercare l'ultima Thule nel Tibet, ma ci è andato anche Giuseppe Tucci, capito? Sì. Assieme ad altri asianisti molto importanti. Sì, perché questa ultima Thule, va detta chiaramente, nasce dal termine greco Thula. E cioè c'era un locale che si chiamava El Tula, ma quello è la radice è la stessa, è arabo, ma è lo stesso. E certamente. Che significa luogo, infatti, posto, anche destino, viaggio, c'ha tantissimi significati. Anche viaggio a bimis, cioè viaggio in ritorno alle origini comuni. Allora, l'ultima Thule nasce dal grande viaggiatore greco del 320 Cristo, di cui adesso non mi viene il nome. C'era stato Erodoto. Un nome famosissimo che però in questo momento Crosto, una cosa del genere, adesso non mi viene in mente, vabbè. Questo grande viaggiatore partì dalle coste della Bretoni, della Francia, e descrisse questo suo viaggio di scoperta di questa terra dove c'erano fuoco e fiamme e ghiacci, e che distava 6 giorni di viaggio dalla costa bretone. Fu preso per matto, perché parlava di fuochi, montagne che bruciavano, eccetera, e invece probabilmente era arrivato in Islanda. E comunque nell'immaginario collettivo, la cosa importante è che c'è una commistione, no? Tra profezia, pazzia, ritrovamenti reali, luoghi misterici previsti da ipotetici profeti, certo, capito? O veggenti, no? Esatto. Beh, insomma, lui praticamente individuò questa regione, questa landa, e poi questo nome Thule rimase nell'immaginario collettivo. Guarda Salvatore, purtroppo sto facendo il video, chiama fra un'oretta. Ciao. E nell'immaginario collettivo poi ognuno ci mette il mito che vuole. Andando avanti la cultura, andando avanti la storia, andando avanti le esperienze, e il futuro diventato presente, il presente diventato passato, dopo qualche centinaio di anni questa Thule
o Tula è diventata un po' tutto, e ci hanno inserito una bellissima diciamo leggenda, quella degli iperborei. Esattamente. E quindi da lì tutta diciamo, una mitologia anche scritta. Esattamente. E poi anche diventata opere teatrali, opere musicali, eccetera. Di stampo wagneriano. Esattamente. Da lì insomma praticamente prende anche via il concetto dell'ultima spiaggia, l'ultima speranza da riporre appunto in questa ultima terra salvifica, no? Tra l'altro, a proposito di ultima spiaggia, mi ricordo un film terrificante che sicuramente avrai visto anche tu, in cui si narra di una terra, intendendo la terra, terra nostra, non la terra, la terra, territorio. La terra, il globo. Certo. In cui c'era stata una guerra atomica, praticamente non era rimasto più nessuno, e c'era l'equipaggio di un sottomarino che era rimasto indenne, perché quando c'è stata questa enorme esplosione, tipo il Moshenigo, che è andato dopo un anno, è arrivato in Giappone, quando la guerra era finita. Lo sai la storia del Moshenigo? E come l'altro che ci sono anche dei retroscene. È molto bello. Poi affrontiamo quel discorso. Sì, un momento opportuno. Tanto sappiamo troppa roba su questi argomenti. E arriva su una spiaggia, che è una spiaggia dell'Australia, dove c'era una popolazione tutta in fila a prendere un veleno per morire, prima di morire di strazi dovuti dalle radiazioni. Ed era appunto l'ultima spiaggia. Un'ultima spiaggia dell'intera umanità a quel punto. Ah, l'ho visto, sì, era un film degli anni 55-60. Esatto, molto bene. Ricordo, sì, che lui voleva, il comandante del sommergibile, cioè voleva esprimere un desiderio prima di morire. Sì. E arriva in un autosalone, ruba la Ferrari, perché era quello il suo desiderio, si lancia a 300 all'ora e muore dentro la Ferrari. Esattamente, esattamente, bellissimo. Bellissimo quel film. Bellissimo. Tragico. Ferrari come simbolo dell'ultima Tula, invece sì. Pare che la Ferrari sia ancora italiana, pare. Ho qualche dubbio. Appunto, anch'io. Proseguiamo. La cosa importante quindi da dire è che l'accezione diciamo attuale della frase del binomio ultima Tula in realtà significa appunto l'ultima speranza. Appunto come dicevamo prima. E l'ultima speranza nel caso della situazione attuale italiana per quanto riguarda le imprese e i professionisti significa qualcuno che ti dà una mano in una contenziosa, in una lite giudiziaria o amministrativa con l'ufficio delle entrate, Equitalia, le banche, le finanziarie, sì, ma non è la mano del famoso cantante Bobby Solo, No, una mano, questa mano, una mano virtuale, una sì, mano sì, nel virtuale. Senso di aiuto, che ti dà un aiuto spontaneo, spassionato, gratuito, gentile, no? Soprattutto gentile, che ti pone a disinteressato, ecco, mi veniva, che ti rende, diciamo, quel giusto senso di umanità e di partecipazione attiva alla società, e ti solleva il morale prima del suicidio, certo, o che ti evita di fare il suicidio, appunto, magari, no? E ci sarebbe già tanto, e quindi ecco, che ti dà quel tono di appartenenza umana ad una collettività socio-economica, politica, irreprensibile, razzista, come ti pare, di etnia o come ti pare, insomma, che comunque ti dà quel senso di solidarietà umana che occorre nei momenti di grande difficoltà e avvilimento e abbattimento personale. Allora, in questo contesto ci sono alcuni come noi che molto spesso vengono contattati da chi non sa più a chi santo rivolgersi e vede che noi facciamo delle cose particolari e si rende conto che magari potremmo qualche volta fare qualche cosa. Ma ricordi che sì, tu hai detto giustamente, in effetti, no? Noi lo facciamo. Perché rivolgersi ai santi, soprattutto ai santi di questa chiesa qui, è molto rischioso. Beh, in questa ultima fase terminale della loro esistenza terrena, perché la Chiesa è destinata a sparire probabilmente nel breve periodo. Sì. Senza eredi, per nostra fortuna. Si va dissolvendo per autodegenerazione. Naturale. E allora
aspetta che va via il pullman così. Sì. Prosegui. Beh, rimane quindi questo senso di solidarietà umana che trascende, diciamo, gli impegni sociali di ciascuno verso l'altro, ma è qualcosa che in un momento difficile come questo, difficile moralmente, difficile economicamente, occorre diciamo enfatizzare. E quindi giustamente tanta gente che fino ad oggi non era ricorsa all'aiuto del vicino, diciamo dell'improbabile o dell'improvvisato, oggi non avendo delle cooperative più, cattoliche, esattamente, non avendo più nessun santo protettore ufficiale, no? Quindi le varie istituzioni, sia giuridiche, giudiziarie, giuridiche, politiche, religiose e quant'altro, oggi non fanno più diciamo appeal, non creano più a ricamo, no? Ecco, si serve quindi solo la comunità ebraica, alla quale c'è sempre qualcuno di lei. Sì. E quindi tutto questo, insomma, per dire che la gente è spinta, non avendo più nessun punto di riferimento, a andare a rivolgersi al primo che si dichiara disponibile a fare qualcosa per un altro. Dichiararlo una cosa e realizzarlo davvero poi un'altra. Infatti, perché noi siamo qui? Siamo qui perché esistono alcune società particolari, e noi ne conosciamo varie, che con la scusa di dare assistenza legale e giudiziaria e amministrativa ai poveri disgraziati, in particolare qui parliamo delle imprese e dei professionisti, perché per gli altri è un discorso un po' diciamo anche analogo, ma un po' più diciamo riduttivo, un po' più diciamo minimalistico, ecco. Qui parliamo di un settore che vale parecchie decine di miliardi l'anno di fallout, cioè praticamente aziende che muoiono come mosche e che creano diciamo ammanchi nella economia nazionale di parecchie decine di miliardi l'anno di euro, e quindi un ammanco generalistico, un ammanco che diciamo porta via e drena attività, lavoro, commercio, più pensioni da dare a disoccupati, esatto, e quant'altro, e crea un notevole diciamo ammanco di risorse economiche di moneta contante, e anche finanziarie, economico finanziarie, certamente. E quindi noi che ci occupiamo di questo, non tanto dell'aspetto legale e diciamo personale nei confronti di nessuno, e quindi non abbiamo nessuna diciamo mania, nessuna nessun pretesa, interesse personale né diciamo vendetta personale, sì, da fare verso nessuno, che sia. E in particolare neppure per questi che, certo, denunciamo qui. Quindi sia ben chiaro, non c'è nulla di personale, ma siamo pronti a morire per affrontare qualunque grado di giudizio nei confronti di personaggi come questi. Esattamente. Quindi, chi ci vede ci quererà, se lo se vuoi. Noi li abbiamo denunciati. Noi li abbiamo denunciati e siamo pronti. Abbiamo tutto quello che ci serve per affrontare un combattimento. Allora, anche nei confronti di una certa magistratura che è molto indolente, diciamo, chiamiamola indolente. Indolente, no? Esattamente. Allora, qui che cosa abbiamo fatto? Una querela denuncia contro una società che si chiama SDL Centro Studi SPA e società Blue Covis, società responsabilità limitata, nonché poi vari altri personaggi, e ovviamente anche la loro rete di vendita commerciale, perché questi signori che cosa fanno? Siccome il business rende bene, hanno, diciamo, visto la legge della liberalizzazione delle professioni, per cui anche della professione dell'avvocatura, adesso gli studi legali, non i singoli professionisti, ma gli studi legali associati,
possono fare pubblicità anche su internet o dove vogliono, e loro lo fanno. Ma una cosa è farla legalmente, un'altra cosa è farla illegalmente. E soprattutto creare illusioni delle persone che si trovano appunto all'ultima spiaggia. Soprattutto fare false dichiarazioni, certo, a mezzo stampa o a mezzo, certo, media. Certo. O fare, per esempio, qui lo diciamo, l'elenco dei reati. Elencali, a voce che allora, si vede poco così. Patrocinio o consulenza infedele, associazione a delinquere, perché qui parliamo di qualche migliaio di persone, falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, falsità in scrittura privata, sostituzione di persona, truffa e abuso della credulità popolare. Tutti questi reati sono stati commessi da vari personaggi in vari posti d'Italia, diciamo in vari tempi, ed è tuttora in corso in flagranza di reato. Esattamente. Allora, qui non lo leggo perché qua abbiamo un dossier che sono circa cinquantina di pagine. Che cosa è successo? Diciamo anche che questa denuncia verrà inviata, dillo un po', a una cinquantina di procure della Repubblica diverse. Così vediamo se almeno una si sveglia. Se qualcuno si muove, sì. Allora, a meno che il procuratore non abbia un amico, un fratello, un parente, un figlio, uno zio, un nonno che è coinvolto e fa l'agente di queste cose qua. Allora, cosa molto probabile. Che cosa è successo? È successo che all'inizio, cioè alla fine dell'anno scorso, esattamente il 19 novembre 2014, l'autorità garante della concorrenza e del mercato, l'AGCOM, ha condannato la società SDL Centro Studi SPA al pagamento di 100.000 euro. Beh, che non è una quisquiglia, me l'avessero dati a me avrei saputo come investire. Allora, va detto che a questa delibera dell'autorità della concorrenza del mercato si può fare opposizione al TAR e poi anche alla consulta, quindi probabilmente ne usciamo fra 15 anni. Certamente. E sicuramente, visto che questo è uno studio legale, avrà certamente adito a questa possibilità, però noi lo facciamo ugualmente, anche se loro diciamo ufficialmente non sono ancora in causa definitiva. La condanna c'è stata. Sì, non c'è ancora la sentenza definitiva. Certamente, ma la condanna c'è stata. La condanna c'è stata. E qui non tralascio tutte le varie argomentazioni che poi ve le andate a leggere, che le metteremo ovviamente online, e solo per dire che praticamente tutto quello che viene detto, o quasi tutto quello che viene detto e vi è scritto su questo sito web è diciamo molto criticabile, molto suscettibile di dubbio, e comunque sicuramente è una comunicazione molto anomala, ecco, diciamo così. La cosa importante è che l'Authority ha sentito la necessità di erogare questa multa, sanzione, e cioè arrivo subito alla sentenza che dice: delibera, punto A, che il messaggio pubblicitario descritto nel punto secondo, che poi ognuno va a leggerselo, del presente provvedimento diffuso da SDL Centro Studi SPA costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pubblicità ingannevole, comparativa, illecita ai sensi degli articoli eccetera eccetera, e ne vieta l'ulteriore diffusione. B, di irrogare a SDL Centro Studi SPA una sanzione amministrativa per pochi di 100.000 euro
eccetera, eccetera, non so a dire. Poi c'è la questione della laurea universitaria, sì, direi, sì, sì, ci arriviamo. A conclusione dovremmo parlare. Ci arriviamo, ci arriviamo. Allora, qui c'è tutto un dossier, diciamo, in cui il primo documento è quello della sentenza dell'autorità della concorrenza del mercato, ma poi c'è anche una interrogazione parlamentare, interrogation parliamentary interrogation, che è del 16 ottobre del 2014, in cui vengono chieste informazioni e che venga data risposta a questa adeguata al motivo per cui esiste una società che fa una cosa del genere. E si chiede di sapere se è rispondabilità che SDL, Centro Studi SPA, lucri sulla buona fede di migliaia di piccoli e medi imprenditori vessati dalle banche, promettendo check-up gratuiti sui propri prodotti, su cui in realtà la società addebita loro dei costi. Se corrisponde al vero che la struttura societaria di SDL sia analoga a quella di una catena di Sant'Antonio e che abbia arruolato centinaia di professionisti dispiegati sul territorio che fanno sottoscrivere onerosi contratti e dispendiose perizie econometriche che costano oltre 2.000 euro da cada una, con la promessa di vittorie certe nei tribunali, se certo, nell'ambito delle rispettive competenze ritengano fraudolenti i comportamenti di SDL Centro Studi SPA, anche alla luce della riportata esperienza vissuta da un'azienda che sarebbe stata circuita con la promessa di una vittoria giudiziale certa, che invece sarebbe vista soccombere in giudizio, e quali iniziative nei limiti delle proprie attribuzioni intendono assumere al fine di mettere in atto le doverose attività di prevenzione dirette ad impedire che tali soggetti societari creati da individui senza scrupoli conseguano ingenti profitti sulla pelle di imprenditori già vessati dal sistema bancario di evidente debolezza psicologica. Oh, allora, qui, questo, per concludere, aspetta, questa no, cosa, questo sì, l'hanno scritto non io, ma una interrogazione parlamentare in merito a SDL Serafino di Loreto. Ricordiamoci che SDL è l'acronimo di Serafino, sì, di Loreto, un signore che è stato miracolato dalla Madonna di Loreto, sì, non lo sapevi. Certamente. E questa interrogazione è stata coordinata dai senatori Molinari, Castaldi, Donno, Gaetti, Girotto, Montevecchi e Simeone, al Ministro dell'Interno, della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze. Speriamo che qualcuno si decida a rispondere. Ecco qua. Allora, nel frattempo abbiamo verificato tutto quello che c'è da verificare sulla composizione societaria di questa azienda e della società Blue Kivos. Poi c'è da dire che i signori non si fanno mancare nulla e convenzionano addirittura la Confesercenti, la Federfarma, la Federalberghi, la Confeuro, la Compagnia delle Opere, addirittura. Beh, quella sempre, la Compagnia delle Opere. Ma sempre. Io sono contento in questo caso, però immagini, addirittura, cioè, la Compagnia. Ma poi, vedi, l'apporto della Compagnia delle Opere è un apporto miracolistico. È che non lo so. Stai tranquillo che quando fanno una vinci, causa. Vinci assolutamente. Il Consiglio vince. Che cazzo? E che cazzo? Il Consiglio, bisogna vedere qual è il caso. Perché se il segno è questo qui, quello che io vorrei far vedere qui, capito? Il oxigno, capito? Allora, aspetta, poi c'è la Lega Consumatori, la Ascom, il Circo MCL San Michele, CLAI, che non si sa che significa, Confindustria, Associazione Artigiani. Vabbè, questa è una pura convenzione. Sì, però ci arriviamo. APS, con Confidiamo, Confimprenditori, Confcommercio, Compagnia delle Opere dell'Adriatico, giustamente, Snater, quella che organizza i convegni di Rimini, la Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata, CNA, Servizi SRL, UGL, Confartigianato, Farmain, Confesercenti e poi Confapi e poi
Dulcis in fundo, Stato Maggiore della Difesa. Questo Stato Maggiore è una cosa importantissima. Allora qui questi dello Stato Maggiore sono maestri nelle strategie. Significa diciamo una essere caduti in un tranello. Vabbè, una convenzione, attenzione. La convenzione è un contratto comunque. La convenzione, è un contratto. Serve comunque da copertura. Sì, lo so. Cioè, non è detto che uno che fa parte sì, ma tu dello che Stato sei Maggiore colonnello delle... del capo ufficio del reparto affari generali, no? Ma tu non lo vedi che è un sito di quelli molto dubbi? Ma non te lo sei andato a vedere? Ma non vedi che cosa scrivono? Si tratta di un orbo. Ma guarda qui che scrivono. Scusa. Sarà stato un orbo, non l'ho visto. Ma guarda, no, bisogna leggere le convenzioni. No, vai, lascia fare le convenzioni. Analisi preliminare di tutti i rapporti contrattuali in merito al mutuo, prestito, conto corrente, carte di credito, assicurazioni, cartelle esattoriali. Questa fase detta di preanalisi conclude con redazione di un astratto, con la redazione in realtà fanno solo una comunicazione per Italia gratuito, poiché i costi sono a carico della fondazione non profit che collabora alla società Centro Studi. Non è vero, la società non profit non esiste. Ma sì, appunto, vedi che abbiamo sentito il suono a morto qui della cappella qua. Come ha sentito queste cose? Capito? Cioè qui un colonnello che sta in un ufficio così importante si fa prendere per il culo in maniera così eclatante. Quando, aspetta che questo qui è stato firmato, aspetta un attimo che te lo trovo. Dove sta? Eccolo qua. Devo uscire. Sì, vado via subito, andiamo su. Dove cazzo sta la data? Guarda, non c'è la data. Devo uscire. Ecco. Devo uscire? Facciamo? 5 secondi. Va bene. Aspetta un attimo, aspetta. Quando è stato. Va bene, non se ne frega, dai. Vedi? Non c'è la data. Non c'è la data. Vedi, questi qui delle poste fanno lavorare. Ah no, eccolo qua. Eccolo qua la data. Sì. La data, vabbè. Eccola qua. Vabbè. Ore 17:32 del 10 luglio 2014. Perfetto. Quando già c'era in corso. C'era già le vacanze. No, quali vacanze? Il processo a carico di. Come cavolo si chiama? SDL. Di SDL. Allora. Il miracolato di Loreto. Allora. Devo andare sempre. Voglio andare a fare la spola tra Lourdes, Loreto, quelle madonne che piangono, quelle che ridono. Allora, beh, e sicuramente ti arrivano i soldi. Allora, qui c'è poi la. Oddio. La pagina addirittura allegata all'inferno. Della convenzione stipulata dal oddio come cavolo si chiama, va bene, che te frega, dai. Dal Stato Maggiore della Difesa, esattamente, e qui c'è c'è anche la convenzione dello Stato Minore, aspetta. No, ci sono aspetta, anche gli stati andiamo minori, avanti, arrivo qui. Vabbè. Allora qui ci abbiamo poi in allegato Sì, subito. Aspetta, tienilo acceso. Tengo acceso e facciamo le nostre riflessioni. Facendo certo, dico. Camminino le poste. Consegnino le poste. E borbottino i campanili. Ma d'altronde si dice sempre che dove abbondano le carogne abbondano anche i corvi, capito? È tutta lì la questione. Allora qui entriamo in un altro filone, e cioè qui c'è il patto con l'avvoltoio, questo qui che qui c'è
il patto leonino. Il patto leonino, come dice giustamente Giorgio, e cioè qui c'è una pagina dell'allegato del contratto di agenzia sottoscritto dagli agenti o procacciatori di qualunque genere con SDL, i quali signori procacciatori si beccano orientativamente circa un, diciamo, i meno bravi il 15%, i più bravi arrivano anche sicuramente attorno al 33-35%. È una buona cifra. Calcoli, ma, è una, quindi, buona, una bella spartizione della ricchezza, sì, a scapito dei gonzi. Certo. Sì. E qui non, comunque eccolo, facciamolo vedere. Eccolo qui, questo è il contratto. Questo è il contratto. Fa parte degli atti, sta tutto negli atti. E allora andiamo avanti. La cosa incredibile è che per darsi tono la SDL, che cosa fa? Dice che i suoi sistemi di elaborazione e verifica della fattibilità del contenzioso, per l'apertura di un contenzioso o meno, è un dispositivo di grande capacità. Che cosa ha fatto? Si è fatto tutelare da una serie di organi istituzionali, uno di questi, fra cui uno di questi è l'Università Popolare di Milano, che attesta a loro dire una serie di intendiamoci che le università popolari sono università nate con intenzioni veramente commendevoli, dove però ci va chiunque e si insegnano ogni tipo di materia, cioè non è un'università istituzionale. Infatti. Allora, teniamo presente questa cosa, perché le università popolari, ce ne sono moltissime qui a Roma ad esempio, no? Che insegnano tutte le materie, anche certo, come scacciare i pidocchi, insomma tutte le cose. Allora, ecco, questa è la cosa, quindi una conferma che qui si tratta sempre, allora, di millanteria. Questo è un articolo del il Fatto Quotidiano del 31 maggio 2015, cioè di qualche giorno fa. Esattamente. Eccolo qua. Il quale dice: bravo Fatto Quotidiano. Il Ministero per l'Istruzione, Università e Ricerca ha fatto un papocchio, ovviamente ben pagato, è chiaro, questo sicuramente, in cui praticamente attraverso un parere espresso del vice ministro, del collaboratore del vice ministro, quando, cioè, c'era, nella quando c'era la Gelmini, nella veste del suo scriba, oltretutto, sì, cioè, certamente lui non risponde di niente, anzi la firma non è nemmeno praticamente sua, dando un parere espresso attraverso questo, diciamo, parere espresso però su carta intestata del ministero, quindi laurea gratuita. No, praticamente questa Università Popolare di Milano va decantando e andando munificando le sue gesta, le sue prestazioni, dicendo che è riconosciuta dal Ministero. Invece adesso c'è un contenzioso in corso perché gli attuali gestori del Ministero si rifiutano di riconoscere quello che è appena un mero e semplice parere espresso. Occhio non vede, cuore non duole. Quindi anche la cosiddetta moneta intascata direttamente senza averla toccata con la mano non significa che sia corruzione. Ah, certo. Come ci insegnano le vicende. Me l'hai messa in tasca, io non lo sapevo. Naturale, sì. Chi era quello che diceva? Ah sì, quello che gli avevano regalato un appartamento sopra il Colosseo. Vista Colosseo, diciamo, cazzo. No, quello di Livorno, là. Sì. Ottimo Livorno, vero livornese. Beh. Ha imparato da certe persone. Beh, lì ci sono stati un bel po' di tempo. Sì, ci sono anche adesso. È una specie di capitale. C'è un loro allievo. È una capitale, lì è la loro capitale. C'è un loro allievo, ricordiamocelo sempre, che siamo Ciampi. Era il ministro... Ciampi. No. Gran capoccione, sì, della massoneria. Era il ministro, porca miseria, momento d'amnesia. Ma che ministro? Ciampi è stato. Sì, no, io parlavo di quello del palazzo. Ah, lascialo fare. Il ministro Mammalucco, il ministro Mammalucco. Non ce lo ricordiamo, dai, vatti a ricordarti. Allora, del per cazzo. Tornare al discorso e concludere, qui abbiamo di fronte un sistema, diciamo, messo in atto scientificamente e con determinazione per andare a sfruttare commercialmente la sofferenza, come giustamente dicono anche i senatori nell'interpellanza parlamentare, per andare a speculare e
a vampirizzare quel po' che rimane di queste aziende in crisi totale. Ciò non toglie, attenzione, che queste aziende si trovano coartate dalle banche e dai vari Equitalia, questo è verissimo. Certo. Che se loro si rivolgessero a norma delle leggi a un avvocato minimamente informato, vincerebbero veramente. Parliamo, per dare una dimensione della questione, di circa 10.000, diciamo, turlupinati all'anno. Sì. Per un valore di 26 milioni di euro. Esattamente. Cioè, qui parliamo di cifre di tutto rispetto. Certamente. E quindi, oltre al, diciamo, a manco sociale di cui noi ci occupiamo sempre, che dicevamo all'inizio, appunto, che dovuto alla crisi di queste aziende che chiudono e non producono più nulla e non producono più ricchezza, addirittura abbiamo i vampiri che vanno a succhiare il sangue e si ciucciano altri 26 milioni di euro che potrebbero andare invece a essere messi proficuamente in gestione economica in qualche altra azienda. Ecco, azienda costruttiva, produttiva, propositiva, non disfattiva come questa. In conclusione, laddove un territorio è disseminato di cadaveri, com'è che non è, gli avvoltoi ci stanno sempre, non si capisce per quale ragione, quale strana legge di natura, è genetica, li trovi sempre gli avvoltoi, sempre. Nei momenti di crisi arrivano fuori gli avvoltoi, certamente. Quando muore la gente arrivano i becchini, c'è un cazzo da sempre, fare. Sempre. becca. I becchini, non a caso si chiamano becchini, è naturale. C'avevano il becco, ricordi? Cazzarola, certo avevano il becco. Il becco lungo, perché il dei becco filtri, lungo, perché era un sistema per tenere lontana, per tenere la pestilenza, certo, e quindi anche certi medici, e quindi da lì il nome becchino, così la gente sa anche questo. Ma pochi sanno anche che c'era un altro becchino che si chiamava Giovanni di Arimatea. Giovanni di Arimatea significava che era becchino, perché Arimatea significa cimitero, insomma, roba di questo genere. E questo Giovanni pare che abbia assistito a un evento. A un'esagerazione. Sì, un evento tutto particolare, che poi dice che poi è stata la Maddalena che ha assistito, ma non è vero. Allora, la Maddalena è arrivata dopo, molto dopo. Dice, com'è che sono arrivato dopo? È partito prima, cazzo, e io avevo un appuntamento. Assurdo sul carro di fuoco anche lui, come Iside. Perfetto. Come Mitra. Come Orione. Perfetto. Oddio, non solo Orione, assunto tra le costellazioni, tanto è vero che lo trovi sempre in cielo, sempre lì davanti a te. È lì. Appunto. Aug. Aug. Non parlare troppo, che già ha parlato troppo.